Ah, ma ancora voi? Siete ancora affamati di lotte ranked su Pokémon Scudo? Ciao a tutti, questo è Electric Apu. Bambini, siamo di nuovo qui riuniti per prendere a sculacciate o farci prendere a sculacciate in modo molto sonoro on the line nel ranked di Pokémon Scudo. E andiamo subito a vedere la nuova squadra che voglio portare oggi. Con questa squadra qui che potete vedere ho ottenuto qualche vittoria, non male in realtà. Glaceon purtroppo è stata assente in questa squadra, però comunque sia mostrerò a voi qualche clip di qualche vittoria. Ho scoperto Flygon essere ancora molto buono nel competitivo, perché è più veloce di Haxorus, più veloce di Mimikyu e più veloce persino di Hydreigon con sto la scelta. Guarda come Flygon è ancora buono nel competitivo. Sei più veloce Flygon. Vai tranquillo. Sei più veloce. Kisuko, Flygon è più veloce. Guardalo. Momento della verità. Signori, anche se questo drago Haxorus è ben da stola scelta, guarda come muore davanti al mio mitico Flygon. Flygon, io ti adoro. Non so se può morire in realtà. Sono più veloce e ti abbasso anche l'attacco, scemo. What? Ha! Flygon. Devo fare un disegno epico su Flygon e farci una maglietta. Per quei poveri 5.000 che vedono questa serie dei Ranked. Sei molto uguale. Buonanotte. Flygon! Porta a casa la vittoria! Però il team che ho costruito adesso recentemente finalmente ospita di nuovo Lady Maria. È una nuova Lady Maria. Siccome io ho fatto tante di quelle uova di Eevee, non ho problemi a fare altre evoluzioni. Un po' più difficile è stato per il resto, soprattutto questa maledetta qua, Jenna, la Milotic. Lady Maria in questo caso è estremamente difensiva, infatti questa volta è completamente incentrata sulla difesa. Tarantino il Flygon, che già avete avuto modo di conoscere e che ha più volte salvato la partita, ve lo dico, è un ottimo drago, un ottimo Pokémon, magari non così meta come un Haxorus, come un Hydreigon, come ancora di più Dragapult, lasciamo perdere, però è uno dei miei preferiti e i miei due preferiti sono in questa squadra, quindi Glaceon, Lady Maria, e Tarantino il Flygon. Poi abbiamo Jenna, il suo nome ispirato alla mia youtuber femmina preferita, nonché più grande youtuber, donna, su questa piattaforma, Jenna Marbles. È un tancone soprattutto per la difesa speciale, ma in realtà ho investito molti punti anche nella difesa fisica, in modo che magari non se l'aspettano, pensano, adesso la posso spaccare, e invece no. Andre è una grande sorpresa, Andre. Mi è capitato di spazzare via una squadra utilizzando solo Andre, e non so come stato possibile, dato che lui è pensato soprattutto per la difesa fisica. Questa è la bestia che io lancio contro i Mimikyu, che sono già dopati. Ho fatto una cazzata, ho usato Trick Room e io ho lanciato Steelix, il Pokémon più lento dell'universo. Ho ammazzato un Gyarados con uno Steelix e anche un Gardevoir. Due con il primo Steelix. E vince. Yeah. Abbiamo Zelda, signori. Zelda potrebbe essere il mio Pokémon preferito di questa generazione. Esteticamente parlando, è proprio bella Zelda. È proprio bella. Si può dire niente. Ed è la mia arma speciale contro i Toxapex, in quanto questa non può essere avvelenata. Ha danza spada per baffarsi al massimo, poi spaccare il Toxapex. È un attacco d'acciaio che tanti folletti là fuori non si aspettano. Rotom col forno può avere tuono, Kisuke? Non lo so, credo di sì. Tanto sei ancora tipo elettro. Questo penso che sia elettrofuoco, tanto è sempre elettro qualcosa, vero?
Non ci credo che non è morto. La paralisi. Per Dio la paralisi. Per Dio la paralisi. È rimasto vito con uno di sangue e mi ha paralizzato e ammazzato. Un Garidos. Guarda Rapidash come recupera la partita. Molto rapidashmente. Ok. Rapidash bebè! Bebè! E Rapidash bebè vince. Smart strike per non mancare il colpo e uccidere. E recupera la partita. Rapidash bebè! E poi c'è Chicchetto. Chicchetto che non l'abbiamo potuto utilizzare l'ultima volta, se non sbaglio. Però è ancora molto utile. Volevo poi fare un video su come io mi costruisco le mie squadre. Perché alla fine tutti questi Pokémon funzionano davvero davvero bene insieme. Se pensate a Tarantino che è debole 4 volte al ghiaccio. Cioè un attacco che ghiaccio gli fa 4 volte il danno normale perché è molto debole al ghiaccio. Però Lady Maria è pronta a incassare l'attacco ghiaccio. Così come Jenna a incassare l'attacco ghiaccio. Così come anche lo stesso Charizard, anche se in realtà no perché è anche volante, ma ok. Però comunque ho ben 2 Pokémon pronti a incassare l'attacco ghiaccio fatto a Tarantino. Mi arriva un attacco drago a Tarantino, entra in gioco Zelda. E quindi Zelda rende nullo quell'attacco drago. Arriva un attacco acciaio a Zelda? Beh, Andre e Chicchetto entrano alla riscossa. Penso che sia uno di quei team per cui ho perso più tempo pur di farci entrare i miei preferiti e farli funzionare, piuttosto che andare sui meta, piuttosto che andare semplicemente su Dragapult, Axorus, Mimikyu, Tyranitar. Cioè, Mimikyu è bellissimo, io l'ho sempre adorato, però quando diventa un meta è più intelligente trovare un counter a Mimikyu piuttosto che continuare a usare Mimikyu, dato che altre persone troveranno il counter a Mimikyu. Corviknight, per esempio, è l'uccello d'acciaio, il corvo d'acciaio di questa generazione, che è un ottimo counter contro Mimikyu. E è stato un ottimo counter anche per il mio precedente team. Io qui non c'avevo niente contro Corviknight. Invece adesso, se c'è un Corviknight in squadra, puoi scommetterci le palluzze che io Chicchetto me lo porto, che io Jenna me la porto. Però piuttosto che perdere altro tempo con le mie spiegazioni, inizierei a cercare la lotta online ranked. Ne approfitto per ringraziare i commenti utili che avete lasciato nel video precedente, in quanto io sono una persona che sta ancora imparando, no? Di questo mondo competitivo di Pokémon. Mi appassiona molto, proprio perché c'è difficoltà, c'è la sfida, c'è tutto, però non sono un esperto, ecco. Detto questo, io vi sconsiglio proprio di provare il team come il mio, proprio perché non è proprio ben pensato per i meta, bensì perché deve piacere a me. E se non mi piace un team, non mi piace giocare, giusto? Quindi portiamo il team numero 2 questa volta. L'ultima volta che l'ho provato, cioè l'ho provato soltanto in 2 lotte e tutte e 2 le ho vinte. Siamo nel Pokéball Tier ancora. 13 sconfitte, 10 vittorie. Speriamo di mantenerle più o meno bene così, un 50-50, 40-60. Un giapponese, signori. Vediamo cos'ha questo ragazzo giapponese. Ok, super meta. Steelix me lo devo portare. E penso che partirò proprio con Steelix. Charizard mi sa che devo portarmelo, o quel Ferrothorn non lo butto giù con nulla. Quindi intanto Steelix e Charizard. C'è anche Rotom d'acqua. Penso di dovermi portare Milotic in questo senso. Mi piacerebbe tanto provare Glaceon. Però Glaceon qui si comporterebbe bene soltanto con Axorus. Sì, tanto lui Rotom se lo porta perché ha visto il mio Charizard. Quindi io mi devo per forza portare Milotic. Iniziamo, signori. Steelix di solito mi fa partire relativamente bene, a meno che lui non parta con Dragapult. Dragapult può avere fuoco bomba e quindi lo devo togliere immediatamente. Chi mandi? Chi cacci? Rotom. Ah, Rotom è un attaccante speciale, forte attacco d'acqua. È molto più intelligente se qui cambio direttamente a Milotic. Milotic può incassare l'attacco elettrico di Rotom. E tra l'altro, la potenza, la mia potenza diventerebbe alquanto devastante.
Allora, devo pensare, sì, Rotom va ammazzato subito, però non vorrei utilizzare il Dynamax perché lo voglio lasciare a Charizard. Vado comunque con una Scald per sperare di bruciarlo. Ha fatto quello che volevo, spero che non mi paralizzi. E a me si aumenta tantissimo l'attacco grazie a Weakness Exploit. E vediamo chi lancia, che adesso la prende sui denti. Se manda Ferrothorn è un problema. Però posso sempre bruciarlo, Ferrothorn. E chi è? Axorus. Un Axorus Shiny, signori. Abbiamo dei grandi Shiny Hunter qua. Questo Axorus potrebbe ingigantirsi subito. Al che io mi chiedo, può Milotic incassare un colpo di Axorus? Che attacchi Axorus? Può avere un attacco d'acciaio? Può avere un attacco roccia, sicuramente terremoto? Un attacco drago? Io ho investito moltissimo in difesa. È un rischio. Sono pronto a correre questo rischio? Io lo sparo. Sparo il gelo raggio, non mi interessa. Close combat. E lo incassa! Meno male che ho investito in difesa. Meno male. E se ne va a casa. Mi sono tolto già un grande pensiero. Adesso il più grande pensiero è Rotom. Però Rotom io lo posso buttare giù con Charizard, paradossalmente. Farà sicuramente un attacco elettrico. Molto probabilmente potrebbe fare idropompa. Me lo sacrifico? Sacrifico Milotic o mi potrebbe riservire? È molto lento, non potrebbe quasi più attaccare contro nessuno di quelli che sono rimasti. La cosa migliore è lasciarla andare. Ha fatto idropompa sperando che cambiassi Pokémon. Cosa che non ho fatto. Milotic non resiste perché ovviamente c'aveva una tacchina di sangue. Adesso la Vaula spacca. Come potrete immaginare, Charizard non sembra la scelta migliore contro Rotom. In effetti non lo è. Forse dovrei dare un attacco elettrico a qualcuno per facilitarmi la vita contro Rotom. Adesso faccio la Dynamax. Facendo la Dynamax faccio l'attacco di fuoco. Il sole va in alto, rimane in alto. Poi posso sparare un solar raggio nel turno immediatamente dopo. E adesso, essendo anche un Assault Vest, il mio Charizard, può incassare bene gli attacchi speciali. Teoricamente. Cosa farà? Max Flare. Ovviamente poco, però mi serviva solo il sole. Solo il sole mi serviva. Guarda come lo incassa Charizard, guarda. Guarda come lo incassa. Quell'idropompa se lo mangia. What? E adesso guarda un po' cosa ti becchi, Rotom. A parte che avrei potuto farlo subito, però questo attacco sarà molto più potente adesso. Lui dirà Max a Rotom, ovviamente, perché dice eh no, questo mi esplode. Questo mi fa esplodere, quindi devo resistere. E sinceramente fa bene, però io penso di poter tranquillamente incassare un altro suo colpo. A meno che non mi paralizzi. Ed è già successo. Se ve l'ho fatto vedere nella clip, è già successo. Ho avuto una Milotic paralizzata gratuitamente. Rimane in vita. Non mi paralizzare. Resiste Charizard, ovviamente. Non poteva essere altrimenti. Non mi paralizzare però. Bene. Rotom è andata. Ho tolto il più grande problema con il mio caro Charizard. Cosa farai? Lo porta via. Perché sa che a me rimane Steelix. Sarà un Dragapult lì dietro? No, guarda. La sacrifica quindi. Eh sì. La sacrifica. Sacrifica Frosmoth. Per quale motivo? Sperava che resistesse? Charizard non muore con quello che lui... Lui sperava che Charizard mio morisse con la sua stessa abilità. Ma non è successo.
Quindi Rotom, mi dispiace ma no. E siccome io non voglio essere delicato, lo voglio finire con un solar raggio, in quanto il solar raggio ha 100% di precisione, lo sparo in un turno e lo voglio esplodere. Charizard, fai il tuo lavoro. Fai vedere al mondo chi sei, Chicchetto. Assorbe la luce e la spara subito. Bam, Chicchetto! Bam! Yes, bebé! Prima vittoria, signori! Wow, contro i meta! Se la porta a casa. Milotic, ottimissimo lavoro contro Axorus. E Charizard, ottimissimo lavoro contro il resto. Steelix non l'abbiamo neanche visto. E si sarebbe comportato benissimo contro Axorus, in realtà, Steelix. Mi hanno dato una bottiglia di ferro! Ovviamente c'è un Dragapult con Focus Sash, quindi c'è Dragodanza questo. No, nemmeno, allora perché? Frostmoth? No, aveva una caramella e basta. Cioè una bacca. Ferrothorn ha fatto bene. Non se lo portano quando vedono Charizard, ovviamente. Estremamente debole al fuoco, per 4. Gardevoir hanno visto Steelix, quindi ha detto col cavolo come lo porto. Rotom è quella scelta che te la porti sempre, però... Cioè, come dire, noi lo sappiamo. Se c'è un Rotom nell'altra squadra, probabilmente sarà anche in campo. Molto rischioso il Rotom per la mia di squadra, soprattutto il Rotom lavatrice. Vediamo chi è il prossimo. Frank! No! Devo combattere Frank! Però l'ha scritto con la C, Frank. Eccolo lì, Rotom lavatrice. Quel Rotom lavatrice. Reuniclus come difensore speciale. E Togekiss. Togekiss is a big problem, boy. Chi ammazza il mio... cioè, chi contrasta Togekiss dei miei? Glaceon. Glaceon però è efficiente qua soltanto contro due Pokémon. Quindi non so quanto voglio portarmelo. Rapidash. Molto difficile questa scelta. Se inizio con Steelix, lui potrebbe partire con Cinder e su quell'altro Steelix potrei non portarmelo questa volta. Penso che parto con Rapidash. Molto rischioso, ma lui ha il Dragoli, come cacchio si chiama... Charizard non me lo porto, mi porto Milotic e Flygon. Perché non ho visto attaccanti di ghiaccio. Sicuramente qualcuno lì in mezzo, un gelopugno, me lo spara in bocca, può darsi, questo non lo sappiamo. Però Flygon non sembrava essere minacciato da molti. Potrebbe essere soltanto minacciato da Dragapult, però lo cambio nel mio carissimo unicorno, Zelda. Lo sapevo, Cinderace. Shiny? Maledetti sti giapponesi, oh. Questi proprio farmano le uova come gli animali. Allora, Rapidash, Galar, Cinderace. Ok, lui è molto più veloce. È molto più veloce, poi ha un attacco lotta, un attacco fuoco, ha un attacco psico sicuramente perché ha cozzato a Zen. E non mi ricordo cos'altro può avere Cinderace. A prescindere, faccio un passaggio easy a Milotic. Vai tranquilla, Milotic. Qui non dovresti essere minacciata da nulla e niente. Iron Head, pericolosissimo contro Rapidash. Very, very dangerous. Very, very dangerous. Io faccio uno Scald. Idrovampata sarebbe gratis, perché chiunque tu cambi, comunque sia, potrei bruciarlo. Un U-turn. Guarda quanto male mi ha fatto con quel U-turn. Chi mi lanci? Chi mi lanci? Rotom, è sicuramente Rotom. Lucario? Che attacchi può avere Lucario? Che è un po' paura. Può avere tuono pugno, roba del genere. Oh, gli ho fatto un sacco male. Io mi sa che mi recupero. Faccio un recover gratis. Può avere gelo... Lucario? Puoi avere Lucario. Tuono. Non ce l'ha tuono pugno. Allora perché Lucario? Perché hai scelto Lucario? Ma io mi recupero gratis. Aura Sphere. Ah. Vuole attaccare a gratis e basta. Ha un sacchissimo di attacco speciale quel Lucario, ma io mi recupero. Mi recupero. Calmo, calmo, buono, buono. Adesso ti sparo, mi sa, un altro Scald. Ma sì, dai. Strano che non abbia portato Rotom. Molto strano. Buonanotte Lucario. E questo è un problema in meno. Grande Jenna, fa il suo lavoro. Quanto è bella Jenna.
e quanto era stronza da prendere durante Pokémon Rubino e Zaffiro originali del Game Boy Advance. This is a problem. This might be a problem. Io non la rischio, io dinamaxo, signori. Sai che ti dico, Togekiss? Frega un ceppo. Io quando c'ho un Togekiss davanti, io dinamaxo. Proprio subito. Anche perché questo qua, il bastardo, vuole flincharti. Vuole essere più veloce di te, con l'abilità Serene Grace, si chiama, ha 60% di possibilità di flincharti, cioè farti tentennare, con il suo attacco Ice Slash, che non mi ricordo come si chiama in italiano. Ma io dico no, 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 io divento Dynamax. Sai cosa vuol dire quando divento Dynamax? E quando io essere Dynamax, caro Togekiss, io fregare nulla proprio del tuo coso. Bam! A casa! Togekiss! A casa! Bum, 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 bum. Yes! A casa! Una delle minacce peggiori di questo meta. Così! A casa! Pum! Così impari a fare Nasty Plot. Congiura! Tua madre una congiura! Woo! È entusiasmante. Sono tutto carico. Adesso Cinderace che vuole fare? Prenderla in culo. Sarai pure shiny, Cinderace, però non c'è nulla di tuo che mi possa far male. Cioè adesso lo ingrandisce sicuro, fa la Dynamax, ci fa perdere del tempo con l'animazione, ovviamente. Però mi piace il suo stile perché mi ricorda un po' Joker di Persona 5. Detto questo, non può nulla. Madre. Ah. Sì, hai fatto gol. Quando? Dove? Adesso lo faccio io gol. Nel tuo culetto. Un attacco veleno, signore. Wow, che dolore. Che male. Voleva aumentare il suo attacco speciale, ma non ha senso perché è un attaccante fisico. Mi dispiace, Cinderace. È andata. Questo mi sa che è sufficiente. Ai, per poco. Accidenti. Forse la grandine, eh? Forse la grandine. Ah no, perché adesso ho fatto piovere, è vero. E niente, è finita, signori. Due vittorie. Due vittorie. Mi devo piangere. Un attacco insetto. Ah beh, sì, era U-turn. Cosa mi abbassa? Ah, il mio attacco speciale. Competitive! L'attacco speciale di Milotic sale se provi a abbassargli qualcosa. Scemo! Milotic è una bestia. Mi devo piangere. Oh mio Dio, due combattimenti, così. Vinti. Che gioia è questa? Che gioia è mai questa? Ne facciamo un altro? Ma sì, sono dell'umore giusto. Però porto rispetto a quel ragazzo che si vedeva che voleva portare... Oh! Sale a livello 6 di Pokéball Tier, attenzione. Ah, stavo dicendo, pure dei Battle Points? Sì, dai, perché no? Stavo dicendo, rispetto molto il ragazzo perché si vedeva che lui stava costruendo la squadra intorno a Pokémon che gli piacciono. Perché Lucario non l'ho mai visto in Ranked, anche nelle live che guardo mentre che lavoro, eccetera, eccetera. E cosa porta Phoenix? Ok, Aterin e... Aterin, questa la inizio facile facile con uno Steelix. Tutti attaccanti fisici. Steelix, questo è tuo, guarda. Tu vai qua. Poi, Charizard va portato perché vedo molta gente debole a lui e soprattutto il maledetto Corviknight. Io non vedo un Corviknight, Charizard me lo porto, punto. Che altro vedo? Haulucia, debolezza alla pietra, quella. Flygon starebbe bene. Ci starebbe molto bene Flygon. Charizard già me lo sto portando. Flygon però se è debole al ghiaccio dopo non mi cambia con il... Ci proviamo Glaceon, signori, che dite? Lo proviamo questo Glaceon. Però qui non c'è nulla a parte due debole al ghiaccio e tanta gente mi fa molto male. Io però ti voglio... È l'ultima battaglia di questo video, quindi me lo porto Glaceon. Me lo porto. Me lo porto e spero di usarlo. Spero di poterlo usare. Mi dispiace non essermi potuto portare Milotic, che avrei davvero voluto. Vedi, lo sapevo che avrebbe iniziato con Aterin. E Aterin, il counter perfetto per Aterin, è Steelix. Perché Aterin vuole fare Distorzona. E quando fai Distorzona, i Pokémon più lenti vanno per primi. E chi è più lento secondo voi, Steelix o Aterin? In realtà sono alla pari. Sono abbastanza alla pari. Infatti, la ritira. E guarda chi ti manda.
Muzzle. Pam, ok, non gli faccio un cacchio. Gli aumento la difesa però. Muzzle che farà sicuramente un attacco di terra. Vediamo come si comporta il mio Glaceon, il mio caro Glaceon, difensivo. Lady Maria, fai vedere ai spettatori di questo canale che vali qualcosa nel competitivo. Mio carissimo Pokémon preferito. Lo ingrandisce subito. Un Dynamax, così, diretto. Potrei fare la stessa cosa in realtà, però prima devo vedere come incassa Glaceon l'attacco. Vi ricordo, Glaceon completamente difensiva questa volta. Completamente. Pura difesa fisica, un macigno. Lui vuole aumentare il suo attacco. Ok, super efficace, però lo incasso. Lo incasso. Però è un problema che lui stia aumentando il suo attacco in realtà. Non posso permettergli che aumenti ancora il suo attacco. Va terminato. Devo per forza Dynamaxare Glaceon. Conto su di te, Lady Maria. Sono teso, qua qualcosa potrebbe andare male. Ha aumentato la sua difesa, ma Glaceon non gliene frega niente la sua difesa perché è attaccante speciale. E attacca per primo, per fortuna. Ovvio che non muore, però adesso la grandine fa un po' di danno a lui e recupera me. Lui aumenta la sua difesa, ma a me non me ne frega proprio niente in quanto attaccante speciale. Lui farà male, perché farà male. Io con Ice Body mi recupero un pochino. Con avanzi anche mi recupererò un pochino. E la grandine fa un po' di danno. Al che io mi faccio un Max Guard. Così, per guadagnare un turno di recupero nel frattempo che a lui finisce la Dynamax. Easy. Quindi Max Guard. Il suo attacco non mi fa niente, anche se ha aumentato il suo attacco, eccolo lì, papapà. Ice Body, mi recupera un pochino. Yes, bebe, ci piace. Lui viene colpito dalla grandine. Che fa comodo. E adesso mi sa che ne sparo un'altra. Lui potrebbe decidere di cambiare Pokémon, eh? Adesso io ho paura per Charizard, perché il brutto del mio Charizard è che è pensato per il Dynamax. Cioè ha molti attacchi che non hanno il 100% di precisione e troppe volte mi è capitato di lisciare clamorosamente qualcosa. Quindi lui sacrifica il cavallo. Il mio tancone di Glaceon, che si recupera ancora, signori. Ha fatto il suo lavoro. E il bello è che io per il prossimo turno potrei sparare anche un Wish. Un Wish. Adesso lui sta scegliendo, quindi chi ha? Aterin. Aterin è psico. E teoricamente non sa che il mio Glaceon ha palla ombra. Quindi io glielo sparo in faccia. Adesso il mio Glaceon dovrebbe essere più veloce del suo Aterin, perché Aterin è uno dei Pokémon più lenti della storia. Eccolo lì. La palla ombra in faccia a Aterin. Pam. Metà. Va benissimo, ci piace così. Che cosa, avanzi? No. Weakness policy, bebe. Ha weakness policy. Anche Mystical Fire. Fammi controllare. Come cacchio si chiama? Aterin, Aterin. Perché ti sei... Oh mio Dio, ho messo questo schermo intero, perché... Vabbè, mando Steelix perché ho fatto un macello qui con sta cazzata. Che cazzo ho fatto? Bene, Aterin. Potrebbe tranquillamente distruggermi, Aterin, se è più veloce di Steelix. Ma mi sembra che siamo alla pari, quindi è tipo il lancio di una moneta. Sì, Steelix è più veloce. Wow! Ah, non l'ammazza! Ah, invece l'MC. Però Steelix resiste con uno. Dimmi che smette di grandinare in questo turno. Dimmi che smette di grandinare. Sì! Smette di grandinare in questo turno, signori.
Preciso, quindi un'altra Gyro Ball dovrebbe portarlo a casa, ma ricordiamoci, se abbiamo la stessa velocità è un lancio della moneta, ma no, sembra che io sia un pizzico più veloce. Alla grande, Aterina a casa. Questa era anche questa era una grande minaccia. Adesso paura per chi lui ha lì dietro. Dragapult. È un problema. Speriamo che sia un Dragapult con Dragodanza. Dimmi che sia un Dragapult con Dragodanza, che adesso lo usi in modo totalmente stupido. No, Dragon Dance. Io non penso che Charizard possa sopravvivere a Dragapult. Ah, però. È un Dragapult con la sfera quella che ti ciuccia il sangue, che adesso non mi ricordo come si chiama in italiano. Life Orb in inglese. Charizard è più lento e lui sicuramente non ha attacchi che sono forti contro di me, ma comunque sia faranno male. Io ho soltanto Hurricane che ha 70% di precisione, quindi molto probabilmente liscerà anche se riesco ad attaccare. Ma Charizard resisti? Può darsi? Può darsi? No, non ci arriverò mai a ucciderlo. È liscia Charizard! Ah! Ah! Lo sapevo! Lo sapevo! Ah! Perde così 2 vittorie, 3 e una sconfitta, come l'ultima volta. Speravo in 3 vittorie. Speravo in 3 vittorie. Comunque Glaceon si è comportata bene e Glaceon sarebbe stata necessaria contro Dragapult. Perché ci sono questi che utilizzano Dragapult in modo difensivo, cioè se lo tengono per ultimo. Per ultimo per fare l'ultima pulizia. La prossima volta io ho questo Rapidash che me lo porto. Infatti non l'abbiamo potuto usare questo video, però il prossimo Rapidash probabilmente lo porteremo. Però comunque sì, vi ho fatto vedere le clip in cui Rapidash porta la vittoria a casa. Detto questo, come al solito io vi ringrazio di essere stati con me e sono davvero felice che questi video creino una risposta positiva da parte vostra, perché a me piacciono molto, cioè a me piace questo tipo di gioco. Io gioco a Pokémon soltanto per scavalcare la rottura di storia via e entrare qui. È qui che inizio a divertirmi, nella parte quella tosta, quella difficile, quella dove Pokémon è strategia e non è più semplicemente schiaccia A per vincere, capito? Detto questo, però, adesso apriranno dei video qua, no, qua, non mi ricordo più, o qua, in sovraimpressione, che potete cliccare se non vi è bastata questa dose di Zio Pelo di quartiere, ma soprattutto molto più importante è schiacciare, dare un cazzottone, uno schiaffo, slap la campanella, signori, iscriviti se non sei iscritto, buonanotte.